E ora torniamo a parlarvi di Sosio Aruta e Ursula Bennardo, ossia la ex coppia di uomini e donne di Maria dei Filippi. Dalla loro unione sapete perfettamente essere nata una bellissima figlia. Purtroppo però le belle notizie finiscono in questa maniera. Che poi secondo me è anche la dimostrazione che fondamentalmente quanto si vede in televisione non è esattamente la realtà. Ossia la percezione di quello che traspare dalle immagini televisive oppure dai video caricati su Instagram. Insomma, per dirvela tutta, io pensavo che la coppia fosse innamoratissima, quindi ci sono rimasta anche parecchio male quando ho sentito che Sosio Aruta e Ursula Bennardo invece si erano lasciati. Poi avevamo letto sempre, su Instagram di Sosio Aruta, che aveva pubblicato una canzone che sembrava andare nella direzione di una possibile riconciliazione, ma insomma, vedendo quello che ha scritto la redazione di Uomini e Donne, temo che ci siamo sbagliate. Ossia la redazione di Uomini e Donne non avrebbe mai scritto queste cose se la coppia stesse andando verso una riconciliazione. Temo che sia stata solamente una speranza di noi fans della coppia. E mi ci metto anche io. La redazione di Uomini e Donne spiega la storia fra Sosio Aruta e Ursula Bennardo. Sosio Aruta e Ursula Bennardo. Infatti la redazione ci ha tenuto a fare chiarezza dicendo poche ma significative parole. In primis ha ribadito che Sosio e Ursula sono stati una coppia a tutti gli effetti. Abbiamo chiacchierato tanto con loro, e in prima persona possiamo dire, noi della redazione del magazine, che sono stati una coppia unita. Ovviamente il sono stati ci fa già capire tutto. Ossia che non sono più una coppia. La redazione poi parla di tutti i problemi che la coppia ha dovuto affrontare. Far quadrare le bollette, ragionare sul futuro lavorativo o l'educazione dei figli. E svelano che la coppia durante la gravidanza ha avuto diversi problemi, di cui erano a conoscenza, ma che hanno taciuto per tutelarli. Per questo tante volte sei dico che la redazione di Uomini e Donne spesso sanno molto di più di quello che noi pensiamo, perché sono sempre in contatto anche dopo la fine del trono. Ovviamente quando si trovano di fronte a persone per bene e corrette come Sosio e Aruta vanno in tutela degli stessi. Sempre la redazione del programma ci fa sapere che Sosio non immaginava forse di trovarsi davanti a un carattere forte. Nelle liti è stato sempre acceso, cosa che ogni volta rendeva difficile fare la pace. Pare che la rottura definitiva sia stata l'ultimo litigio che ha portato i due addirittura a smettere di parlarsi. Da lì ovviamente, la soluzione finale, ossia Sosio Aruta avrebbe fatto le valigie e si sarebbero lasciati definitivamente. La mia personale sensazione è che se la redazione di Uomini e Donne è intervenuta per dire tutto questo, significa che insomma almeno per il momento non ci sono margini per cui la coppia possa tornare ad essere tale. Ovviamente staremo con le antenne dritte e nel caso ci siano delle novità positive o negative che siano ve le faremo sapere.